Buonasera, allora c'è un colpo di scena clamoroso sulla questione, sul dibattito delle unioni civili. Quando sembrava cosa fatta mercoledì, come sapete, il disegno di legge Cirinnà arriverà in Senato, cominceranno le votazioni. Sembrava fatta soprattutto per quell'alleanza trasversale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ebbene, il leader proprio del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di sparigliare le carte, diciamo così, perché oggi si è espresso sul suo blog con una posizione che ha creato, lo vedrete tra poco nel telegiornale, scompiglio all'interno del movimento, all'interno dei parlamentari, ma anche all'interno delle alleanze di governo. Sostanzialmente Grillo dice su un tema così delicato come quello delle unioni civili e in particolare dell'adozione, bisogna mantenere una libertà di coscienza. Non solo, tra l'altro Grillo sostiene, ricorda che proprio quando si è votato sul blog in merito alle unioni civili non si era mai parlato, non si era mai affrontata la questione delle adozioni. Dunque non c'è una posizione chiara degli iscritti, dei militanti del movimento. Per questo appunto Grillo dice che bisogna mantenere, lasciare libertà di coscienza. Questo ha creato, come potete immaginare, una serie di conseguenze. Una parte della base si è ribellata nei confronti di questa posizione. Il ministro Alfano, che si era sempre detto contrario all'interno della maggioranza di governo, a questo punto della legge ha detto beh, la partita insomma in qualche modo è riaperta, la discussione si fa interessante e di questo quindi parleremo tra pochissimo nel telegiornale. Ci occuperemo anche naturalmente della vicenda di Giulio Regeni, il nostro connazionale trovato morto in Egitto, a El Cairo, perché la sua salma è arrivata oggi a Roma, in Italia. In questo momento è in corso l'esame autoptico al Policlinico di Roma, perché se è chiaro che Regeni è stato torturato, gli è stata provocata la morte, non è ancora chiaro da parte di chi e soprattutto perché. Qualche cosa sta venendo fuori. Oggi c'è stata una manifestazione al Cairo, che è ancora in corso, dei cosiddetti Janarians, che sono quei ragazzi che si sono dati il nome per ricordare la manifestazione del 2011. E hanno detto Giulio era uno di noi, è stato preso durante una delle tante retate della polizia ed è scomparso, come scompaiono quotidianamente moltissimi oppositori del regime qui in Egitto. E sentirete dai numeri che la questione delle persone scomparse, dei cosiddetti desaparecidos in Egitto, è un tema, è una questione ancora molto aperta e molto importante. Poi naturalmente ci occuperemo anche della questione dei profughi, perché non solo continua ad essere molto delicata la questione tra Siria e Turchia, al confine ci sono migliaia di persone che cercano di scappare dalle bombe, in particolare dalla zona di Aleppo, ma soprattutto perché questa grande ondata di profughi continua ad esacerbare gli animi ed a provocare intolleranza in tutta Europa. Oggi ci sono state manifestazioni in moltissime città, soprattutto dei paesi dell'est, organizzate da Pegida, che è quell'organizzazione nata a Dresda nel 2014 contro l'Islam, un'organizzazione naturalmente di estrema destra xenofoba. Bene, ci sono stati scontri durante queste manifestazioni, in particolare a Calais, che è un po' il porto, la via di accesso dei profughi verso la Gran Bretagna, Calais nel nord della Francia. Poi ci occuperemo anche delle primarie. È a Milano, perché oggi sono cominciate le primarie del centro-sinistra, e anche di calcio, in particolare di un allenatore italiano che sta riscuotendo moltissimo successo in Gran Bretagna, è diventato un po' l'idolo del calcio inglese. Sentirete perché tra 30 secondi dopo i titoli. Unioni civili, Grillo irrompe sulla scena, cambia la linea dei 5 Stelle sulla legge libertà di coscienza, la svolta soprattutto per i dubbi sulla stepchild adoption. Malumori tra i militanti sul web, il PD parla di scelta scontata, mentre Alfano esulta con un tweet: partita riaperta, la legge potrebbe saltare. La salma di Giulio Regeni è arrivata in Italia dal Cairo, in corso l'autopsia. Il ministro Orlando chiede all'Egitto giustizia e piena chiarezza. La polizia avrebbe rilasciato i due sospettati fermati al Cairo. In Egitto intanto centinaia di dissidenti spariti, montano gli interrogativi sul delitto, operazione dei servizi segreti o messaggio islamista per stoppare gli affari italiani. È tensione al confine tra Siria e Turchia davanti al nuovo esodo biblico di 35.000 cittadini di Aleppo in fuga dal conflitto tra governativi appoggiati dai jet russi e qaedisti di al-Nusra. Ankara chiude la frontiera di Kilis e schiera l'esercito. Il governo siriano intanto tuona contro gli annunci sauditi di invio di truppe anti-ISIS. I soldati stranieri che entreranno sul nostro territorio torneranno a casa nelle bare.
Weekend di primarie nel centro-sinistra di Milano che sceglie il nome del candidato sindaco. Code, migliaia di militanti, 9 seggi che domani saranno 150, aperti dalle 8 alle 20. 4 i candidati, Balzani, Iannetta, Maiorino e Sala. 5 anni fa votarono 67.000 persone. Favorito nei sondaggi l'ex ADD Expo, con lui sarebbe anche la comunità cinese. Continua in Premier League la favola dell'Leicester di Claudio Ranieri. La squadra vince anche a Manchester contro il favoritissimo City di Agüero e consolida il primato in classifica. Giochiamo senza pressioni, dice il tecnico. Il suo grande rivale Mourinho, licenziato dal Chelsea, aveva sempre ironizzato su Ranieri, ritenuto antiquato e perdente. Buonasera, ben trovati. Dunque, l'avete sentito, c'è un colpo di scena importante e significativo che potrebbe avere un contraccolpo politico molto forte sulla questione del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili. Una presa di posizione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha sostanzialmente lasciato libertà di coscienza ai suoi su questo tema, in particolare perché, sostiene Grillo, non solo il tema è delicato, ma perché non si è mai dibattuto veramente di questa legge per l'aspetto che riguarda in particolare la possibilità di adottare da parte di uno dei due della coppia il figlio naturale del compagno o della compagna, quello che normalmente viene definito stepchild adoption. Clamoroso dietrofront dei 5 Stelle sulle unioni civili alla vigilia del voto a Palazzo Madama, sul blog di Beppe Grillo. Viene annunciata libertà di coscienza ai 35 senatori del movimento su emendamenti e voto finale del DDL Cirinnà. Salta insomma la maggioranza trasversale PD 5 Stelle Sinistra, che doveva garantire il varo della legge. Uno sgambetto ai danni del PD, se non del governo Renzi, che se n'è tenuto prudentemente a distanza, che conferma i timori Dem sull'affidabilità del movimento. Mossa politica di Grillo, che nel blog viene però fatta passare come ispirata alle richieste di elettori iscritti e portavoce, contravvenendo alla decisione del sondaggio online che nell'ottobre 2014 aveva visto dominare il sì alla legge Cirinnà. Non c'erano riferimenti alle adozioni e alla tesi di oggi, anche se in realtà nella votazione si invitavano gli iscritti a studiare il testo del provvedimento che contiene la stepchild adoption, la possibilità cioè di adottare il figlio del partner in una coppia omosessuale. E anche se finora, al contrario, la posizione nota dei 5 Stelle era a favore del testo Cirinnà, salvo un suo impoverimento, proprio lo stralcio delle adozioni. Insomma, di vero e proprio dietrofront si tratta, che fa subito insorgere la rete con centinaia di commenti infuriati e polemici contro Grillo e Casaleggio, accusati di tradimento. Molti anche parlamentari 5 Stelle, oltre la metà dei senatori, che esplicitano e confermano il loro sì, anche con toni che sembrano di rivolta, definendo patetica e contraria alla linea dei 5 Stelle la scelta della libertà di coscienza. Tra i critici il senatore Airola, che nei giorni scorsi aveva denunciato pressioni del Vaticano per far cambiare idea ai 5 Stelle. Fatto sta che la retromarcia di Grillo cambia le carte in tavola e, come si augura, l'area centrista con Alfano in testa potrebbe far saltare del tutto la legge sulle unioni civili. Tanto che i promotori del Family Day rivendicano di aver polverizzato l'asse PD 5 Stelle e invitano a questo punto il PD a ritirare la legge. Ipotesi subordinata potrebbe essere anche lo stralcio delle adozioni già propugnato da Cattodem come Giorgio Tonini. Per ora il Partito Democratico, già alle prese con le sue divisioni interne, reagisce confermando che si andrà avanti, ignorando lo sgambetto di Grillo. Il capogruppo al Senato Zanda definisce giusta la decisione del movimento e la stessa presa dei Dem, del resto. La vice segretaria Deborah Serracchiani ammette che a questo punto non possiamo più essere sicuri di nulla, anche se il lavoro fatto nel PD va nella direzione di votare il testo, stepchild inclusa. Benvenuti nell'era adulta della politica, dove non è tutto bianco o nero, riconosce comunque la Serracchiani e i 5 Stelle. È arrivata a Roma e in Italia la salma di Giulio Regeni, il nostro connazionale che è stato trovato morto in Egitto, ed è in corso proprio in questo momento, è cominciata nel tardo pomeriggio l'autopsia sul corpo. Restano ancora moltissimi punti da chiarire, soprattutto si deve chiarire chi e perché eventualmente ha deciso di mettere fine alla vita di Giulio Regeni. Naturalmente una autopsia era stata fatta anche in Egitto, i risultati, per avere i risultati della quale bisognerà però aspettare almeno una
settimana. Quello che è successo oggi però è che in Egitto è stata organizzata una manifestazione e qualche cosa comincia a venire fuori. C'era stato il sospetto già nei giorni scorsi che proprio l'attività lavorativa, il suo lavoro di ricerca avesse portato in qualche modo Giulio ad avere contatti con un mondo che era, se non contrario, non troppo ben visto dal regime del Cairo. E oggi alcuni suoi amici hanno sottolineato come Giulio fosse uno di loro, come appunto temesse la possibilità di essere un obiettivo in qualche modo e soprattutto appunto la possibilità che l'ipotesi che sia stato prelevato proprio il giorno della sua sparizione, il 25 gennaio, durante una retata della polizia. È rientrata in Italia oggi pomeriggio la salma di Giulio Regeni. 20 minuti prima delle 2 l'aereo di linea dell'Egypt Air del Cairo è atterrato a Fiumicino. Mentre sotto scorta il feretro veniva trasferito nel settore riservato per il disbrigo delle formalità doganali, Paola e Claudio, i genitori di Giulio, raggiungevano la sala del cerimoniale di Stato dove hanno incontrato il ministro della Giustizia. Sono qui per esprimere il mio profondo cordoglio e quello del governo alla famiglia Regeni, ha detto Andrea Orlando, ma anche per affermare la volontà del governo perché sia raggiunta al più presto la verità e sia fatta giustizia. Alle autorità egiziane l'Italia ha chiesto piena collaborazione col team delle forze dell'ordine al Cairo, pronto a lavorare in comune in modo rapido e trasparente con le autorità egiziane. A quanto ci risulta dalla nostra ambasciata, gli investigatori italiani hanno cominciato ad operare, ha confermato oggi il ministro degli esteri Gentiloni, precisando però che sul caso siamo ancora lontani dalla verità. Dall'aeroporto il carro funebre ha raggiunto l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza, dove è tuttora in corso l'autopsia. A seguire il feretro, l'auto su cui viaggiavano i due genitori del ragazzo, che stasera si tratterranno a Roma, torneranno a Fiumicello, in provincia di Udine, domani per la fiaccolata organizzata dal comune che ha proclamato il lutto cittadino. Oggi la famiglia ha ufficializzato la nomina dell'avvocato Alessandra Ballerini come proprio legale per l'inchiesta. Sono stati indicati anche 2 consulenti medici, uno dei quali ha partecipato all'esame autoptico affidato al medico legale Vittorio Fineschi. Il pubblico ministero romano Sergio Colaiocco ha aperto un'inchiesta per omicidio a carico di ignoti, ma anche il servizio di medicina legale egiziano al Cairo ha avviato l'esame dei campioni prelevati dal corpo di Giulio Regeni. I rapporti definitivi dovrebbero essere pronti entro la fine del mese. Giulio era sempre più preoccupato dai frequenti arresti di giovani egiziani da parte delle forze di sicurezza. È stato rapito, torturato ed ucciso come tanti altri ragazzi. A dirlo questa donna, che assieme ad altri ha partecipato al Cairo alla commemorazione che si è tenuta davanti all'ambasciata italiana per ricordare il giovane ricercatore ucciso, ancora senza un perché. Tra le ipotesi sul tappeto anche quella di essere finito, forse per errore, in una retata della polizia segreta. Interrogato e torturato prima di essere ucciso ed abbandonato lungo la strada che collega il Cairo con Alessandria. Quello delle persone scomode e scomparse è un dramma di cui non si conosce appieno l'entità. Secondo alcune organizzazioni indipendenti in Egitto sarebbero almeno 1700 i casi registrati solo nel 2015. Un filo comune legherebbe però queste sparizioni sotto governi e regimi diversi. Certo è che a 10 giorni dalla scomparsa di Giulio Regeni non si è ancora riusciti a ricostruire cosa sia esattamente accaduto da quando il giovane è uscito dalla casa che divideva con altri 3 amici nel quartiere residenziale di Aldoki per partecipare ad una festa di compleanno nei pressi di piazza Tahrir. Prima di arrivare nel luogo simbolo della rivolta, Giulio si sarebbe infatti diretto a Giza, dove si teneva un incontro organizzato per ricordare i giorni della rivoluzione. Ma perché? Chi doveva incontrare? Per gli investigatori è una matassa ingarbugliata, difficile da dipanare, che presenta molti punti oscuri. Ci sono magistrati che smentiscono la polizia ed autorità come il Ministero degli Interni che offrono addirittura una terza versione. Gli attori di questo camuffamento stanno recitando un copione utile a depistare chi cerca la verità. Una verità che deve fare i conti però anche con la diplomazia e gli accordi commerciali tra Roma ed il Cairo. Nei giorni scorsi si trovava nella capitale egiziana, guidata dal ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, una missione di nostri imprenditori con in tasca progetti miliardari. Dopo la Germania, l'Italia infatti è per l'Egitto il secondo mercato europeo. Sul piatto ci sono interscambi di circa 5 miliardi di euro, commesse pesanti che coinvolgono oltre 40 grandi aziende intenzionate a investire in Egitto. La prossima settimana l'ENI dovrebbe firmare un accordo per lo sfruttamento di un giacimento di gas che vale solo per i primi 3 anni 7 miliardi di dollari.
E non solo, perché l'Egitto è un partner importante anche per un'altra questione con l'Italia, la lotta al terrorismo, il cui scenario naturalmente, come sapete, si sta consumando soprattutto in Siria, con una guerra che va ormai avanti da anni, e si stanno inasprendo i conflitti anche dal punto di vista strategico-militare, perché proprio oggi il regime siriano ha comunicato che non accetterà alcuna invasione di campo di truppe terrestri sul suo territorio che non sia concordata con Damasco, e questo fa seguito a delle voci che si erano diffuse di una possibile partecipazione e intervento dell'Arabia Saudita proprio nel conflitto siriano. Ma parallelamente a questi problemi dal punto di vista strategico-militare esiste e mantiene il problema dei profughi. Sono decine di migliaia quelli che sono ammassati al confine tra Siria e Turchia. Interrotti i colloqui di pace di Ginevra, che in realtà non sono mai iniziati, sul terreno infuriano le battaglie. L'esercito siriano, che combatte col sostegno di pasdaran iraniani, i miliziani Hezbollah, è vicino alla riconquista dei quartieri intorno ad Aleppo, ancora nelle mani del fronte al-Nusra, gruppo affiliato ad Al-Qaeda, nemico dell'ISIS e del regime di Bashar al-Assad. Le truppe governative avanzano, grazie anche alla strada spianata dai raid aerei russi, e guadagnano terreno rapidamente. Il risultato di queste feroci battaglie è un nuovo fiume di profughi in fuga verso il confine turco. Ce ne sarebbero più di 35.000, forse addirittura 55.000 al momento, in attesa di passare la frontiera nella zona di Bab al-Salam. Il varco è chiuso, denunciano i profughi e le associazioni umanitarie. Mentono, tuona Ankara, che per voce del ministro degli esteri Cavusoglu sostiene che il confine è aperto, che sono già entrati 5.000 siriani feriti e che potranno passare tutti coloro che sono in fuga. Del resto, ha detto il potente capo dello Stato Erdogan, per sfuggire alle bombe russe non possono fare altro che scappare. Una frecciata neanche tanto sottile a Mosca, che in questa intricata faccenda è dalla parte di Assad con gli iraniani e gli Hezbollah libanesi e si confronta duramente con i turchi, con i quali i rapporti sono sempre più tesi, soprattutto dopo l'abbattimento dell'aereo russo che aveva violato lo spazio aereo di Ankara. Le accuse reciproche si rincorrono ormai quotidianamente, non manca quella russa alla Turchia di continuare ad armare i terroristi. Ma neanche col resto della coalizione anti-ISIS, quella guidata dagli Stati Uniti e che comprende l'Europa e l'Arabia Saudita, i rapporti sono chiari, perché attorno alla guerra in Siria ne infuria un'altra, quella per il predominio regionale, che si contendono in tanti, dalla Turchia all'Iran, dalla Russia all'Arabia Saudita. Proprio a Riyadh oggi è arrivata da Damasco una risposta più che netta all'ipotesi di inviare soldati sauditi sul terreno. Torneranno indietro nelle bare, ha detto il ministro degli esteri siriano Oal Moallin. Questa emergenza profughi, unita anche ai fatti di cronaca, non ultimo quello che è accaduto la notte di Capodanno a Colonia, stanno esacerbando sempre di più ogni giorno che passa il sentimento di xenofobia nei confronti appunto degli stranieri, dei profughi, dei migranti. Naturalmente questo ha delle conseguenze piuttosto severe, perché oggi ne abbiamo avuta una dimostrazione molto chiara. Il movimento nato a Dresda, xenofobo, Pegida, è nato nel 2014, ha organizzato un po' in tutta Europa delle manifestazioni proprio contro l'islamizzazione, così dicono loro, dell'Europa, e ci sono stati scontri molto significativi, in particolare a Calais, che è un po' la porta dei profughi verso la Gran Bretagna. Non bastano gli scricchiolii del trattato di Schengen sulla libera circolazione di persone e merci. A mettere a rischio la tenuta dell'Unione Europea ci provano anche le correnti xenofobe. Oggi Pegida, il gruppo dei cosiddetti patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente, fondato a Dresda a metà del 2014 dall'attivista tedesco Lutz Bachmann, ha manifestato in 14 paesi. Austria, Belgio, Bulgaria, Regno Unito, Francia, Polonia e Svizzera, solo per citarne alcuni. Obiettivo: mobilitare i cittadini contro i rifugiati di religione musulmana, considerati nemici della fortezza Europa. A Calais, nell'estremo nord della Francia, centro critico da mesi ormai per tutti i migranti che tentano di raggiungere l'Inghilterra, la manifestazione ha prodotto gli scontri peggiori, a un passo dal campo profughi che accoglie circa 3.700 migranti. Almeno una ventina le persone arrestate. Intorno alle 13.30 i primi tafferugli tra manifestanti non autorizzati e forze di sicurezza, con l'utilizzo da parte degli agenti di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Anche ad Amsterdam ci sono stati scontri tra dimostranti xenofobi e la controparte di sinistra antirazzista, che ha urlato: i rifugiati sono i benvenuti, i fascisti no.
Per separare i due gruppi la polizia a cavallo ne ha arrestati un numero ancora imprecisato. A Dresda, a scendere in strada per Pegida, sulle rive dell'Elba, lungo la Città Nuova, sono state solo 6.000-8.000 persone contro le 15.000 attese. Assente anche il fondatore del movimento, ufficialmente perché colpito da influenza, ufficiosamente perché in dissidio con il resto dei vertici. Sull'altra sponda del fiume, in contemporanea, 2.000 persone di associazioni e movimenti antirazzisti hanno dimostrato, per esortare tutti, a una maggiore tolleranza verso i migranti in fuga dalle guerre. I due cortei sono stati tenuti a distanza di sicurezza dalla polizia. Ma a riscaldare il clima contribuisce la vicenda del 17enne afghano sospettato di stupro fermato dalla polizia di Colonia in una struttura per rifugiati. I fatti sarebbero avvenuti nella notte, al termine dei festeggiamenti per il carnevale. Adesso ci spostiamo a Milano, che oggi è ufficialmente entrata in clima elettorale perché sono cominciate le primarie del centro-sinistra. Moltissimi milanesi sono messi in fila per votare nei seggi, che tra l'altro domani aumenteranno in maniera decisiva, sostanziale, si voterà dalle 8 alle 20. Ci sono anche però delle polemiche legate a questo voto, in particolare quello dell'utilizzo, della possibilità di utilizzare il voto della comunità cinese, che si era ufficialmente, apertamente schierata a favore del candidato Sale. Questo ha creato naturalmente dei malumori e delle proteste da parte degli altri candidati. Chi vincerà alla fine fra Mister Expo Sala, il gran favorito dei pronostici di Renzi, il vice sindaco Balzani, che è la candidata di Pisapia e rivendica continuità, ma 7 assessori stanno proprio con Sala, l'assessore al welfare Maiorino, che è quello col programma più di sinistra, o l'outsider Iannetta? I sondaggi fino a ieri davano Sala in vantaggio netto, ma alle primarie, si sa, spesso vince quello più a sinistra. Pisapia, Doria o Marino, esempi classici. Altra questione è l'affluenza. 5 anni fa le primarie milanesi votarono in 67.000. Il PD non vuole scendere sotto questa soglia e ha deciso di far votare su 2 giorni, ma oggi sono andati ai seggi solo in 7.750. La campagna a Milano è andata piuttosto liscia, senza colpi bassi e alla fine, anche se Sella ha accettato di partecipare, la polemica dell'ultima ora è sul voto dei cinesi. Hanno dichiarato di andare a votare per Sala. Guardate questa foto, è un cinese appena uscito dal saggio del PD in via Confalonieri all'Isola, fotografa la carta d'identità e il talloncino delle primarie, la prova che ha votato. Cosa deve dimostrare e a chi? In via Confalonieri per tutto il pomeriggio c'è un via vai di cinesi, spesso accompagnati in macchina. Non parlano bene l'italiano, in linea di massima non hanno mai votato prima, non sembrano informati sulla politica milanese. Lei sa chi è il sindaco di Milano? Eh? Lei sa chi è il sindaco? Non se lo ricorda? Non ricordo bene. Pisapia, lo conosce? Chi è? Sala. Sì. Ve l'ha consigliato qualcuno? Le piace Sala? Perché vota Sala? No, Fabio, non ancora consigliare qualcuno, tanto lui fa bravo. In via Confalonieri oggi vota anche Francesco V, ristoratore, è il leader dell'Unione Imprenditori Italia-Cina, già finito in copertina sull'Espresso e su Tempi, settimanale vicinissimo a Comunione Liberazione. Alcune associazioni cinesi sono più sensibili a Sal perché gli altri 2 candidati sono della vecchia amministrazione che non hanno fatto bene per la comunità cinese, tutto qui. Girano fotografie di cittadini cinesi che fotografano la scheda con il documento vicino. C'è molto entusiasmo sul fatto di andare, che sia stata questa sensibilizzazione e lo vedono come, tra virgolette, una cosa... Una foto ricordo. Esatto. I cinesi residenti a Milano sono quasi 30.000. La percentuale di stranieri che oggi ha votato è il 4% del totale. In realtà il Partito Democratico è alle prese in queste stesse ore anche con un'altra vicenda, un caso giudiziario, anche se non esattamente che coinvolge il PD, perché è stato arrestato il sindaco di Brindisi, un giornalista, Mimmo Gonzales, per abuso d'ufficio, truffa e corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti. Per la precisione, Gonzales si era autosospeso dal Partito Democratico nel 2013, proprio per un'indagine che era stata avviata, tanto che il governatore emiliano ha detto appunto non c'entra niente, noi il PD della Puglia aveva ritirato da mesi il sostegno e il consenso al sindaco, ma il caso giudiziario evidentemente resta. Polizia, buongiorno. Signor sindaco, buongiorno. Sono capo della Digos.
All'alba, gli uomini della Digos di Brindisi hanno bussato alla porta del sindaco, Mimmo Gonzales. Gli hanno notificato un ordine di arresto ai domiciliari, con l'accusa di corruzione per una vicenda legata alla gestione dei rifiuti. Ultimo filone di una inchiesta per accertare anche i reati di abuso d'ufficio, truffa e concussione, per cui Gonzales si trova già sotto processo e che oggi ha portato all'arresto, sempre ai domiciliari di un commercialista, Massimo Vergara, e a quello di un imprenditore, Luca Screti, titolare della società che aveva ottenuto in appalto lo smaltimento dei rifiuti in città, malgrado non ne avesse i requisiti. Secondo i magistrati, la società Nubile SRL sarebbe stata favorita in maniera illecita e in cambio dell'assegnazione della commessa avrebbe pagato delle tangenti e saldato almeno parte di un debito da oltre 300.000 euro che il sindaco aveva contratto con Equitalia ed era stato poi estinto. Abbiamo formulato un reato di corruzione ipotizzando che la Nubile, tramite interposte persone, abbia in realtà versato il contante con modalità non tracciabili per estinguere 6 rate del debito che il Gonzales aveva con il fisco. I vantaggi quantificati dagli inquirenti ammontano a 3.300.000 euro per la Nubile, con un danno per la collettività di almeno 500.000 euro, che ha gravato sui comuni della provincia interessati, costretti al pagamento di tariffe maggiorate dalle ecotasse. Nel maggio scorso i carabinieri del NOE avevano già sequestrato la discarica di Autigno, alla periferia della città, e dopo i primi esiti dell'inchiesta sui rifiuti, la regione era intervenuta per la revoca dell'appalto ritenuto irregolare. Grana giudiziaria e grana politica. Gonzales è il quarto sindaco arrestato a Brindisi negli ultimi 30 anni. Il governatore emiliano, segretario regionale del PD, chiede le dimissioni dell'intera giunta e sottolinea che Gonzales non aveva più la fiducia del partito da cui si era autosospeso nel 2013, dopo i primi guai giudiziari dovuti anche ad un'altra inchiesta con l'accusa di abuso d'ufficio. Ancora un appalto ritenuto illecito sulla comunicazione istituzionale, affidato ad una società di cui il primo cittadino giornalista deteneva la maggioranza prima della sua elezione. Una notizia di cronaca: nella zona montuosa del Wattener Lizum, parliamo del Tirolo austriaco, una valanga ha investito un gruppo di 18 persone di nazionalità ceca che facevano parte di due gruppi. Ci sono purtroppo diverse vittime, sono stati recuperati i corpi di 5 persone, ma si teme che ci siano altri dispersi. L'enorme slavina, si parla di un fronte di oltre 2 chilometri, si è staccato sulla forcella Jungsjoch. Il gruppo di turisti si trova nel Tirolo austriaco per un campo di freeride, che è una sorta di corso di sci fuori pista. E ci sono vittime anche a Taiwan, che è stata colpita da una forte scossa di terremoto, un grado 6,4 della scala Richter, che ha fatto tremare la terra per oltre 30 secondi. L'epicentro del sisma è stato individuato a 40 km a sud-est di Tainan, a una profondità di 43 km. Proprio nella città di Tainan sono stati distrutti, lo vedete dalle immagini, numerosi palazzi che hanno sepolto centinaia di persone. Si continua a scavare dalla notte scorsa nella speranza di recuperare superstiti. Sono state estratte oltre 200 persone vive, ma anche, purtroppo, vi dicevo, i primi morti, almeno 14 in una città che conta 2 milioni di abitanti. A Taiwan i terremoti sono piuttosto frequenti, il più grave è quello del 99, in cui si contarono oltre 2.400 vittime. Adesso parliamo di calcio, perché è scoppiato un nuovo caso allenatore, questa volta in Gran Bretagna. È un caso però positivo, proprio nell'anno in cui sembra tramontata la stella di Mourinho. Quello che è stato considerato da sempre il suo rivale, Ranieri, sta ottenendo una serie di successi notevoli, perché la sua squadra, il Leicester, ha sconfitto il Manchester City in casa e sostanzialmente è diventata la vera squadra da battere nella Premier League. Il vento del calcio inglese è davvero cambiato ed è cambiato grazie al nostro Claudio Ranieri, tecnico, anzi coach, della squadra rivelazione della Premier League, il Leicester. Eh sì, perché stasera tutti i siti inglesi che si occupano di sport sottolineano che per la prima volta anche il tecnico italiano parla di scudetto per i suoi. E come potrebbe non farlo, visto che i Foxes, le Volpi, come sono chiamati i giocatori del Leicester, sono andati a vincere 3-1 sul campo del Manchester City, potente squadrone di
di proprietà degli Emiri Arabi, che prima del match inseguiva con 3 punti di ritardo. Ebbene, dopo il 3-1, il Leicester si ritrova sempre più primo, a più 6 sul City e più 5 sul Tottenham. I gol di Huth, una doppietta, e di Mahrez, uno degli uomini rivelazione della stagione insieme a Vardy, sono il biglietto da visita di Ranieri, che ha assemblato un collettivo senza paura, spensierato e dai mezzi tecnici importanti. Ma è proprio Claudio Ranieri ad essere diventato il personaggio di riferimento della stagione. Una stagione che ha visto tramontare la stella di José Mourinho, esonerato dal Chelsea e fra l'altro antico detrattore di Ranieri, definito dal tecnico portoghese troppo vecchio per cambiare mentalità e vincere qualcosa. Quella di Luis Van Gaal, che sulla panchina del Manchester United continua a traballare, e Manuel Pellegrini, che al City si ritrova a rincorrere, così come il francese Wenger alla guida dell'Arsenal. E invece quel Claudio Ranieri che in Italia con Juventus, Inter e Roma non arrivò oltre il secondo posto, conoscendo anche momenti difficili e critiche pesanti, sta scrivendo una pagina storica del calcio inglese. A chi gli ricorda che da stasera i bookmakers britannici danno la sua squadra come favorita per la vittoria della Premier, lui risponde: a loro non credo di sicuro. Pensate che ad inizio stagione erano gli stessi che dicevano che io sarei stato il primo allenatore a saltare. Ed ora eccomi qui. Dopo di noi 8:30, ospiti questa sera Claudio Magris e Silvia Truzzi. Noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con gli aggiornamenti. Eccoci, non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi, vi lascio a Lili Gruber al suo 8:30, noi se volete ci vediamo domani, poco prima delle 20. Buona serata.